Muro contro muro, Consiglio Comunale a Valperga. Dopo l'inizio pacato in attesa dei consiglieri di minoranza, al loro arrivo si è passati al punto relativo alla variazione di bilancio. A rimarcare il disaccordo è stata Gabriella Giorgi, assessore dimissionario di maggioranza. Non condividevo nel modo più assoluto il bilancio precedente, non sono venuta alla variazione di bilancio, perché c'erano da trovare 150.000 euro e io avevo detto come si potevano trovare, correggetemi se sbaglio. Io avevo detto non aumentiamo le tasse perché i cittadini i soldi non ce li hanno, c'è un mucchio di gente che è cassa integrazione, il lavoro non c'è. Piuttosto cerchiamo di evitare gli sprechi. Adesso però mi ritrovo ad avere una variazione di bilancio, poi il bilancio è stato approvato, l'avete approvato voi, come avete ritenuto opportuno. Io avevo dato alcune soluzioni. L'ex assessore ha snocciolato diversi punti del bilancio, a partire dal trasporto scolastico. Trasporti, me ne assumo la responsabilità. Sono stata io che ho voluto togliere i trasporti. Sono anche venuta alla riunione con le mamme, Davide, Un mi ha addirittura detto non era il caso che venissi. Io sono venuta e ho detto che sono stata io a voler togliere i trasporti semplicemente perché il comune aveva un debito di 32.000 euro a fronte di una spesa di 40.000. Quindi ne incassavamo 8 e avevamo un debito di 32.000 euro. Ho detto, quest'anno i bambini che avrebbero utilizzato i trasporti erano o 6 o 7. Ho detto, invitiamo queste famiglie e diamogli un contributo, cosa che ho detto anche davanti alle mamme. Che lo concordiamo insieme come amministrazione, che può essere 200, 250, 300, anche 500 euro. 7 per 5 fa 35. Contro 32.000 euro avevamo sempre un guadagno di 28,25. Però la lettera a questi genitori bisognava mandargliela allora. No, al 3 di settembre, quando l'inizio della scuola era imminente, anche perché loro avrebbero potuto organizzarsi. Adesso sono stati ripristinati i trasporti. I bimbi sono 8, 5 delle medie e 3 delle elementari. E noi sappiamo già che due di questi non pagheranno la cifra. Perché? Perché saranno esentati perché lo sono sempre stati. Quindi la spesa quest'anno sarà di 13.600 euro, ma noi non pagheranno il trasporto perché avranno un'esenzione per motivi del. La cifra è di 13.600 euro, quindi 5 bambini, 6 bambini dovrebbero pagare 500 euro a testa, 6 per 5 fa 30, il comune ha comunque sempre 10.000 euro di debiti. Giorgi ha proseguito per circa un'ora e mezza, toccando ad uno gli argomenti, dalla teleassistenza ai contributi spalmati in modo disomogeneo, al costo oneroso delle state ragazzi, del gonfalone, ai nonni vigili, che pur essendo volontari vengono pagati, e alla stupita domanda del consigliere di opposizione, Mauro Giubellini, in quale voce di bilancio sono inseriti i pagamenti, il segretario non ha saputo rispondere. Se io vengo qua come consigliere, chiedo garbatamente, c'è una voce di spesa che io non conoscevo neppure. In quale voce è? Il segretario non mi può dire te lo dico domani. Ma cosa vuol dire te lo dico domani? Al termine, l'ex assessore non ha atteso la replica del sindaco ed è uscita dall'aula. In faccia a faccia si è quindi spostato, al momento delle interrogazioni, ben 12, verso l'opposizione. Se ne sono solo discusse alcune, tra le quali il caso Porcilaia. Il consigliere Corrado Marocco, con una pila di documenti alla mano, ha raccontato i fatti nei minimi particolari e in modo colorito, tanto che il sindaco Davide Brunasso si è serrato nel silenzio più assoluto, dichiarando soltanto che avrebbe preparato la querela nei confronti del consigliere.
Infine, Marocco è uscito dall'aula e il consiglio è stato chiuso.